Anna Pettinelli, i miei rapporti con Maria De Filippi. Come ormai è noto, Anna Pettinelli non è più una coach di amici. La speaker radiofonica sarà sostituita da Risa. La nuova edizione del talent di Maria De Filippi partirà il prossimo 18 settembre. Come accaduto nella passata stagione, occuperà la fascia della domenica pomeriggio, che va dalle 14 sino alle 16:30, orario in cui lascerà la linea a Verissimo. Nulla di nuovo dunque, rispetto all'anno scorso, se non appunto, l'assenza della nostra Anna Pettinelli dietro la cattedra di canto. Del suo addio ad Amici se ne è parlato un po' per tutta l'estate, ed erano spuntate anche alcune indiscrezioni, che parlavano di contrasti tra la Pettinelli e la nostra Queen Mary. Ebbene, proprio Anna ha voluto fare chiarezza su tutti questi rumors, e lo ha fatto in un'intervista proprio in questi giorni. L'ex prof di Amici ha smentito categoricamente qualsivoglia attrito con la moglie di Costanzo. Tra le due donne, continua ad esserci stima e affetto reciproco. Maria e Anna sono dunque rimaste in ottimi rapporti. A conferma di questo, anche il fatto che la nostra Queen Mary abbia già coinvolto la Pettinelli in un altro progetto televisivo. Tutto è ancora top secret, ma secondo quanto riportato da TV Blog, l'ex prof di Amici sarebbe stata coinvolta in un nuovo progetto targato Fascino, la casa di produzione di Maria e del marito Maurizio Costanzo. Chiamata a rispondere su questa indiscrezione, la Pettinelli si è limitata a dire che presto avremo notizie. Dunque, pare proprio che qualcosa bolle in pentola e che la De Filippi e Anna Pettinelli lavoreranno di nuovo insieme. In attesa di saperne di più, sempre tornando a parlare della nuova edizione di Amici, sappiamo che anche Veronica Peparini non ci sarà. Al suo posto arriverà Emanuele Loh. Il ballerino e coreografo è già stato coach del talent in passato, proprio come Arisa. Per entrambi dunque, si tratta di un ritorno nella grande famiglia di Amici. Confermatissimi invece, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Come accennato, la nuova edizione partirà domenica 18 settembre. La curiosità è tutta concentrata sui nuovi allievi che andranno a comporre la classe di quest'anno. Per tutta l'estate si sono svolti i casting, e in pochi riusciranno ad arrivare in puntata davanti ai professori, nella speranza di ottenere un banco. Il nome di uno degli allievi, però, dovrebbe essere già noto. Stiamo parlando di Mattia Zenzola, il ballerino di Latino Americano, ed ex allievo di Raimondo Todaro, che dovette abbandonare il serale di Amici a causa di un infortunio. Ebbene, Raimondo aveva promesso che gli avrebbe garantito un banco nella prossima edizione. Quindi, con ogni probabilità, il nostro Mattia sarà uno dei nuovi allievi di questa edizione 2022-2023. Salvo sorprese dell'ultimo minuto. Cosa ne pensate? Vi dispiace non vedere la Pettinelli ad Amici? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.